Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. La 3D All Stars Collection ormai dietro l'angolo, anche se so che molti di voi già ci stanno giocando, e internet è stata invasa da recensioni e gameplay. Come era prevedibile, in tanti si stanno lamentando di come Nintendo abbia gestito l'operazione, e aspettando di poter dire la mia, ho pensato che questo fosse il momento giusto per parlarvi di un precedente storico che la dice lunga su come Nintendo festeggi questi compleanni importanti. Perché esattamente 10 anni fa, in occasione del 25esimo anniversario di Mario, la casa di Kyoto tirò fuori un'altra collection, e sempre dal nome All Stars. Vediamo quindi se possiamo imparare qualcosa dal passato analizzando questa raccolta. Secondo me rimarrete sorpresi nello scoprire quante somiglianze ci sono con la 3D All Stars. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Inoltre vi ricordo che mi troverete in live sul sito Viola a partire dalle 14:30 per giocare a Super Mario Galaxy 2 e commentare poi insieme il Partner Showcase previsto alle 16. Vi aspetto! Per me il senso di queste collection deve essere quello di celebrare la storia del brand rappresentato, e almeno nelle intenzioni, l'Anniversary Edition si presentava nel migliore dei modi. La raccolta quindi nasceva con l'idea di portare su Wii la storica All Stars apparsa per la prima volta su Super Nintendo, un insieme di 4 remaster che avevano segnato l'epoca del NES, e di questa prima edizione ve ne ho già parlato in modo approfondito in un video dedicato che vi invito a recuperare. Su Wii il gioco arrivava con una confezione di cartone di tutto rispetto che faceva di sicuro la sua porca figura, e le dimensioni maggiorate venivano spiegate già nella parte bassa della copertina, dove veniva indicato che oltre al CD di gioco, indicato dall'icona di una tazza per la colazione, era presente la cronostoria di Super Mario, composta da un libretto e un CD della colonna sonora. Sul retro era approfondita la doppia anima dell'operazione. Da un lato, la totale fedeltà all'epoca d'oro del platform, dove, cito testualmente, il contenuto dei giochi è lo stesso degli originali per SNES, e dall'altro l'aspetto più collezionistico e celebrativo, con l'artbook storico pensato per ripercorrere lo sviluppo dei titoli della serie, tramite commenti dei creatori e appunti e disegni inediti, e la colonna sonora, un CD compilation di brani ed effetti sonori. Il prezzo suggerito alla vendita era di circa 30 euro, la metà di quello della 3D All Stars, un costo decisamente adeguato all'offerta, almeno in teoria. Al suo interno sono presenti 2 custodie, una per il gioco e l'altra per i contenuti bonus. La seconda non brilla certo per qualità di design, e la foto sul fronte non mi ha mai convinto pienamente, così come il retro, troppo scarno. L'artbook invece è decisamente un'altra storia, e sebbene non sia corposo, in fondo è venduto come libretto, la carta è di buona qualità e le 2 pagine dedicate a ogni gioco, tra artwork, brevi info e screenshot, riassumono perfettamente i titoli principali della serie. Peccato che anche qui la cronistoria sia approssimativa, perché è sì presente Galaxy 2, sparito incredibilmente nella ricognizione dell'ultimo Direct, ma a mancare sono tutti gli episodi in portatile di Mario. Come si fa a non nominare la trilogia Land che segnò l'epoca del Game Boy? Soprattutto se poi poco più avanti è citato New Super Mario Bros. Per DS. Già nel 2010, insomma, la Nintendo stessa falliva nel presentare una cronistoria esaustiva della sua icona, un errore non da poco. Se possibile, la situazione si aggravava di più con la colonna sonora. Lasciamo perdere che sia riportato un po' ovunque che il CD non è compatibile con la Wii, console che nonostante usasse i dischi come supporto per i giochi, fu estremamente limitata da Nintendo nelle capacità multimediali, e in barba alla console war, sentiamoci qualche traccia direttamente dall'Xbox. Anche qui, il tutto sa un po' di occasione sprecata. Dei 20 brani, i primi 10 sono i temi principali di vari episodi, da quelli usciti su NES fino ai capitoli in 3 dimensioni, mentre la seconda parte della raccolta è occupata da degli effetti sonori. Sì, esatto, tracce di 5 secondi che ospitano le iconiche melodie delle monete, del salto, del game over e via dicendo. Sarebbe stato sicuramente meglio avere la seconda metà occupata da vere musiche, e se non proprio con nuovi brani, almeno dei remix dei primi 10. La parte collezionistica di questa edizione quindi è abbastanza deludente, e anche se si presenta in modo interessante, il contenuto purtroppo non è all'altezza delle aspettative. Ma poco importa, direte voi, per 30 euro è tutto materiale bonus che va ad arricchire il cuore della collection, un di più che aumenta il valore del gioco. Il problema è che se passiamo all'All Stars,
È qui che iniziano i veri guai. Anche qui il gioco si presenta piuttosto bene, siamo lontani dalla vuotezza delle custodie Switch e il libretto di istruzioni è pieno di informazioni e coloratissimo. Tra l'altro gli artwork vanno a riprendere quelli apparsi originariamente su NES, un tocco di classe veramente apprezzato. Però avete presente quando sul retro abbiamo letto che il contenuto dei giochi è lo stesso degli originali SNES? Ecco, non era affatto un modo di dire, perché Nintendo ha avuto la bellissima idea di mettere su disco la ROM della All Stars, senza alcun tipo di modifica. È forse la poracciata più clamorosa vista in una raccolta del genere. Non c'è assolutamente nulla che distingua questa All Stars dalla versione all'epoca scaricabile da Virtual Console. Emulando spudoratamente la cartuccia, non era proposta alcuna miglioria di sorta per personalizzare l'esperienza o renderla un pochino più attuale al passo coi tempi. Tutto risultava invariato e non sto pretendendo feature aggiuntive come save state presenti sulla riedizione Switch, ma la stessa interfaccia utente riportava ancora gli input del controller Super Nintendo, generando anche un po' di confusione sulla corrispondenza con i tasti del Wiimote. E per finire, la ROM schiaffata senza pudore non era neanche l'ultima versione del gioco, quella con Super Mario World, ma una delle prime build. Insomma, già 10 anni fa ci trovavamo di fronte a una riedizione pigra e svogliata, che basava tutto il suo appeal sulla qualità fuori scala dei giochi contenuti all'interno. Sarà interessante confrontare le due All Stars a 10 anni di distanza l'una dall'altra. Se la prima, con un costo contenuto, provava quantomeno a proporre un pacchetto completo che giustificasse l'edizione a tiratura limitata, di contro la 3D sembra realizzata con maggiore cura, con delle remaster che puntano ad attualizzare la resa grafica e aggiornare il sistema di controllo. Resta il fatto che purtroppo Nintendo ha uno storico non proprio entusiasmante per quanto riguarda questi eventi celebrativi. E per quanto possa essere emozionato di rivedere tre grandi classici del platform 3D in un unico pacchetto, temo sul serio che la 3D All Stars possa rivelarsi un'occasione sprecata e non sia in grado di celebrare nel migliore dei modi possibili un'eredità di 35 anni di puro divertimento. E voi poracci cosa ne pensate? Avete nella vostra collezione la All Stars del 25esimo anniversario? Avreste preferito maggiore cura nel confezionare la versione su Switch? Come al solito vi aspetto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Collection, Michele35, ciao!